Ciao, in questo video vedremo una routine di esercizi, una sorta di piccolo allenamento di mobilità che può essere particolarmente utile a tutte quelle persone che soffrono di mal di schiena, che naturalmente sono tantissime e in particolar modo può essere utile a quelle persone che soffrono di mal di schiena, di dolori lombari nella parte bassa della schiena in forma cronica, quindi non per delle fasi acute, quel colpo della strega, ma per chi ne soffre spesso o per chi ne soffre più o meno sempre. L'esercizio è forse l'arma più efficace in assoluto contro i dolori lombari se parliamo di medio e lungo termine ed è forse anche l'arma più studiata in assoluto per risolvere il mal di schiena nel medio e lungo termine. La farmacologia e tutto il resto è utile per sicuramente breve termine, la chirurgia per i grandi problemi, ma se parliamo di mal di schiena cronico, l'esercizio è sicuramente l'arma più efficace in assoluto, ce lo dicono gli studi, ma ce lo dice anche la logica. Non possiamo modificare fisicamente le nostre vertebre, ma possiamo fare in modo che i nostri muscoli muovano meglio le nostre vertebre. E gli studi ci dicono che se le nostre vertebre sono mosse meglio dai nostri muscoli, si sviluppa meno irritazione e possono esserci anche all'interno diversi problemi che la quantità di dolore che noi percepiamo e perché la quantità di irritazione che generiamo è bassa. Quindi l'esercizio è sicuramente un'arma molto molto utile perché ci permette di muoverci meglio. Ci sono fondamentalmente due tipi di esercizi: esercizi altamente specifici per la muscolatura lombare, per i movimenti della colonna lombare, ne ho parlato tanto nei miei contenuti, c'è anche un videocorso apposito, mal di schiena passo dopo passo, lo trovi nella descrizione, puoi provarlo gratuitamente accedendoci tramite il link nella descrizione del video. E poi c'è una buona quantità di persone che trae beneficio dall'esercizio A specifico, che è quello che vediamo oggi. Anche questo lo trovi all'interno del mio videocorso, ma in ogni caso c'è una grande quantità di persone che dice che il suo mal di schiena è andato meglio da quando ha iniziato a fare attività che teoricamente non c'entravano nulla o non ha iniziato a farle per quello, da quando ha iniziato ad andare a camminare, da quando ha iniziato ad andare in bicicletta, da quando ha iniziato a fare palestra, ma non ha andato in palestra per il mal di schiena. Questo perché? Perché molto spesso muoverci in modo diverso, svegliare determinati muscoli, attivare, diciamo, determinate connessioni mente-corpo è già sufficiente a farci muovere meglio, a diciamo, fare in modo che i nostri muscoli siano più performanti e quindi a ridurre il mal di schiena. La routine di allenamento che vediamo adesso è di questo secondo tipo, non è specifica, diciamo, per la muscolatura lombare, anche se va a svegliare una serie di meccanismi che possono essere molto utili alla muscolatura lombare. Allora iniziamo, prima di iniziare, se il video ti sembra interessante, lascia un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali e non dimenticare di guardare appunto il link nella descrizione del video dove trovi gli approfondimenti a riguardo di questo argomento e a riguardo di questo argomento trovi l'accesso, la prova gratuita del mio videocorso Mal di schiena passo dopo passo, che è un videocorso studiato per darti un percorso mirato sulla base di una serie di autovalutazioni. Iniziamo! E iniziamo da dove? Iniziamo cercando di muovere meglio le nostre anche, articolazioni molto importanti per la nostra colonna vertebrale. Se voglio posso avere un appoggio, ma mi tengo con la schiena diritta, l'esercizio è mi tengo con la schiena diritta, piego la gamba e da questa posizione, se voglio mi appoggio, piego ancora un po', perché c'è sempre ancora un po'. 4, 5, dolcemente tenendo la schiena diritta. 7, 8, 9, una decina va più che bene, se sono 12 non cambia nulla. Sciolgo un attimo, schiena bene diritta, spalle bene indietro, piego, questa è la mia posizione di partenza, piego ancora un po' perché c'è sempre ancora un po'. Spalle devono rimanere bene diritte, devo sembrare un pochettino anche impettito, non c'è problema, non ci vede nessuno. E sciolgo un attimo. Abbiamo stimolato la flessione di anca. Andiamo ancora a stimolare però la flessione di anca, ma da un'altra posizione. Quindi, sempre se ho bisogno mi appoggio, sempre raddrizzo la schiena, sempre piego la gamba, ma stavolta la apro e da questa posizione la tiro ancora un po' su. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andiamo dall'altra parte. Naturalmente la quantità di flessione cambia da persona a persona, non c'è nessun problema.
Sono persone che alzano molto di più di me, persone che alzano meno di me. Ognuno di noi è fatto in modo diverso. L'importante è migliorare piano piano rispetto al punto di partenza, non raggiungere una estrema mobilità di anche, che per qualcuno magari non è neanche possibile. E sciogliamo. E abbiamo fatto una prima mobilizzazione dell'anca, la ripetiamo in forma, diciamo, continuativa. Quindi vado con la prima posizione, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, apro e vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sciolgo. L'altra parte, piego, bello diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apro ben diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 e sciolgo un pochino. Andiamo a stimolare ancora la mobilità dell'anca in piedi con un movimento un po' diverso, un movimento un pochino particolare, un movimento che in realtà le nostre anche possono fare tranquillamente, ma che molto probabilmente ci sembrerà strano. Partiamo sempre dalla posizione ad anca flessa, 90 gradi circa. Mano sulla faccia interna del ginocchio. E posso metterla così o posso metterla a taglio anche. Faccio perno e quello che voglio fare è questo movimento. Tengo ferma la coscia, è praticamente come se la tibia volesse, idealmente, naturalmente, andare parallela al terreno. La coscia è ferma e la tibia è parallela, va parallela al terreno. Non ci va per la stragrande maggioranza delle persone, per qualcuno sì, ma l'idea di movimento è quella. Lo facciamo da una parte e lo facciamo dall'altra. Sempre schiena dritta, sempre anca piegata e ruoto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una dozzina, non è strettamente indispensabile quanti, che ne facciamo un numero preciso. Andiamo dall'altra parte, però facciamo un movimento opposto, mano sulla faccia esterna, sempre schiena dritta e ruoto dall'altra parte. Questo movimento si chiama rotazione interna di anca. Di suo è più limitato e quindi ci potrebbe sembrare tranquillamente di muovere pochissimo, è perfettamente normale. Facciamo un paio in più, magari proprio perché c'è poco movimento. E rilasso, e già qualcuno magari potrebbe accorgersi che si sente un po' legato su questi movimenti, perché chiaramente non sono movimenti che facciamo abitualmente, ma è proprio questo svegliare dei nuovi movimenti, delle nuove connessioni, che molto spesso dà un impulso positivo al mal di schiena. Ok, rilasso, perché naturalmente noi facciamo tutto questo per muoverci meglio, per smuovere le nostre rigidità. Il cervello sente che ci stiamo muovendo meglio e molto spesso questo contribuisce ad abbassare il grado infiammatorio. Andiamo ancora dall'altra parte e facciamo continuativo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e dall'altra parte. 1, 2, bello fermo con la schiena, fermo con il bacino, impettito. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso, sempre bello diritto, sempre piego la gamba, da un lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dall'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rilassiamo. E adesso cambiamo tipo di movimento, andiamo direttamente sulla colonna lombare.
Come vedete, questi non sono i classici esercizi o una variante classici esercizi su mal di schiena, non è questo che vogliamo fare oggi. Oggi è una routine di movimento generale che può aiutare anche chi soffre di mal di schiena, perché smuove dei meccanismi sull'anca e sulla colonna lombare che ci possono essere d'aiuto. Ok, voglio essere molto prudente su questo movimento, perché il movimento di flessione laterale per la colonna lombare, soprattutto per le colonne lombari un po' sofferenti, è spesso un pochino delicato. Quindi non è vietato, ma voglio semplicemente essere molto molto delicato quando lo faccio. Spalle indietro, inclino lateralmente. Quando sento che inizia a tirare, basta, torno su. E potrei non tanto sentire tirare la parte opposta rispetto a quella a cui mi inclino, ma potrei sentire schiacciarsi la parte verso la quale mi sto inclinando. È perfettamente normale, qualsiasi sia la mia sensazione, appena inizio a sentirla, torno su e faccio una decina di movimenti in questo modo, in un senso, respirando lentamente. Sciolgo, andiamo dall'altra parte, sempre spalle bene indietro, e le spalle rimangono sempre bene indietro. Hanno sempre la tentazione alle spalle di andare in avanti su questo movimento, perché in questo modo genero meno tensione laterale, ma non è quello che voglio è generare una tensione chiaramente molto molto controllata, come dicevo prima. Bene. Sciolgo un attimo, ripetiamo il movimento. Molto spesso il primo giro è un primo input e poi questo input ha naturalmente bisogno di essere ripetuto. 3, 4, sempre spalle bene indietro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sciolgo un attimo, cambio lato. Sempre spalle bene indietro, anch'io ho la tentazione di andare in avanti, è un meccanismo di compenso assolutamente normale. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sciolgo. Bene, abbiamo detto l'articolazione dell'anca, articolazione molto importante per la colonna lombare. Più l'anca è rigida e più sono costretto a utilizzare la colonna lombare per fare i movimenti che l'anca non riesce a fare, come ad esempio il movimento di flessione. Quindi essere sciolti sulle anche molto spesso è un aiuto per la colonna lombare. Prima l'abbiamo fatto in scarico, la gamba era penzoloni, adesso lo facciamo in carico, la gamba è in appoggio. E lo facciamo utilizzando un esercizio molto famoso, si chiama sumo squat. Gambe più larghe delle spalle, abbastanza più larghe, poi posso anche regolarmi nel momento successivo, piedi che si rivolgono verso l'esterno, schiena diritta, inizio a flettere le ginocchia. Okay? Una volta che sento che inizia a tirare, mi piego anche leggermente in avanti. In pratica è come se volessi, movimento semplicemente come se volessi sedermi su un'immaginaria sedia dietro. Posso anche tenere le mani appoggiate sulle prime volte. E raggiungo una posizione dove sento che tira l'inguine più o meno agli adduttori e la mantengo circa una ventina di secondi. Okay? Quindi non voglio essere appeso così, voglio essere seduto su un immaginario sgabello, ma seduto con le gambe belle larghe, in modo che tiri, non troppo naturalmente, la zona degli adduttori. Schiena bella diritta, ventina di secondi, trentina di secondi, chi è un po' più sul pezzo, che è un po' più allenato, e sciolgo, ok? Quindi sempre immaginaria sedia dietro. Chi preferisce può immaginare una turca, è efficace anche quello nel immaginare il movimento, perché insomma se sono così diventa un pochino difficile utilizzare lo scopo per cui la turca è pensata, quindi io devo pensare di fare questo. A un certo punto però vengo frenato dalla tensione, benissimo, tengo lì ventina, trentina di secondi. Più le gambe sono aperte, più l'esercizio diventa difficile, perché chiaramente aumenta molto la tensione a livello degli adduttori. Quanto tenere aperte le gambe è naturalmente una questione molto molto soggettiva, però almeno più larghe delle spalle. Ok, stop, sciolgo un attimo, giusto il tempo di recuperare un pochino, non stiamo facendo dei lavori ad alto carico, quindi non abbiamo bisogno di un grande recupero. Allargo, immagino di aver bisogno di una turca
immagino la mia turca e via. Se mi sento particolarmente avventuroso, posso anche prendere le braccia, incrociarle e andare su in questo modo. Questo mi aiuta a tenere la schiena ancora più dritta e aumenta notevolmente l'attivazione muscolare. E stop. Rimango in posizione perché voglio concludere la mia serie con una serie di movimenti di questo esercizio, con una serie di movimenti su e giù, come per fissare meglio la posizione. L'abbiamo esplorata tenendoci fermi in quella posizione, adesso cerchiamo di esplorarla andando su e giù con un movimento dinamico, giù, su. Lo ripeteremo una quindicina di volte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Sciolgo, ripeterò un'altra serie e poi andiamo a cambiare esercizio. Nel fare il sumo squat dinamico il movimento è esattamente lo stesso, quindi se l'esempio della sedia o l'esempio della turca ti aiutava, andiamo con lo stesso esempio, solo che lo ripetiamo più frequentemente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, cambiamo tipo di esercizio e cambiamo posizione, perché come dicevo io voglio esplorare diversi tipi di movimento, voglio svegliare delle nuove connessioni, perché molto spesso è lo svegliare di nuove connessioni che aiuta il mal di schiena, come dicevo all'inizio, in quelle persone che ho iniziato ad andare in palestra, ma sì, ma io ho iniziato per un altro motivo, perché volevo essere più in forma, e è andato molto molto meglio il mal di schiena, anche se non ho fatto nulla di specifico a riguardo, ma semplicemente perché mi sono mosso in modo diverso. E allora cerchiamo di muoverci in un modo un pochino strano, ma non troppo, per svegliare queste connessioni. Allora, mi metto a quattro zampe. Vorrei sicuramente essere appoggiato su qualcosa di morbido, vorrei essermi ricordato di mettere un altro tappetino nel punto giusto, ma non ha importanza, questo per chi ha le ginocchia non particolarmente delicate può andare, perché le ginocchia un po' delicate, qualcosa di morbido. Ok, quindi mi metto a quattro zampe. A questo punto, che cosa faccio? Apro la gamba lateralmente e inizio soltanto con l'aprire la gamba lateralmente, tenendo però il bacino più fermo possibile, non facendo questo. Braccia belle ferme, bacino bello fermo. Se tengo le braccia belle ferme e il bacino bello fermo, e in realtà vedo che la gamba si apre non tanto, il bacino, cambio lato, il bacino vorrebbe aiutare, perché chiaramente in questo modo potrei fare più movimento. Io non lo consento perché chiaramente voglio stimolare il movimento dell'anca, quindi più fermo possibile con le braccia, più fermo possibile con il bacino. Andiamo dall'altra parte ancora, ok? Quindi posizione non gobba ma tendenzialmente un pochino inarcata, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. E cambio lato, sempre bello fermo con il bacino, cerco di resistere alla tentazione di inarcare, apro e chiudo, non troppo velocemente, non troppo lentamente naturalmente, ma non troppo velocemente, perché eseguire il movimento troppo velocemente mi farebbe rischiare appunto di muovere il bacino e soprattutto non mi porta a stimolare maggiormente la mobilità. Ok. E sciolgo un attimo, se voglio posso scaricare con la classica posizione di flessione qualche secondo. E poi torno in posizione e facciamo lo stesso movimento di prima, ma ovviamente in una posizione diversa. Quindi apro lo stesso movimento che abbiamo fatto all'inizio. Apro e da questa posizione porto su e porto un po' giù. Porto su e porto un po' giù. Il movimento diventa un po' strano, ma come dicevo prima,
questi movimenti quasi strani sono un po' quello che stiamo cercando. Su, un po' giù, un po' verso l'orecchio e un po' ritorno. Un po' verso l'orecchio, la spalla e ritorno. Un po' verso l'orecchio, la spalla e ritorno. E sciolgo. Quindi, apro la gamba come facevo prima e da questa posizione, un po' verso l'orecchio, diciamo, l'orecchio e la spalla e ritorno. Un po' verso l'orecchio e ritorno. Anche se il movimento non è preciso, non mi importa più di tanto. Una cosa che sottolineo sempre, riposo un attimo, una cosa che sottolineo sempre, la estrema precisione dell'esercizio, contrariamente a quello che spesso magari qualche trainer vuole farci credere che deve essere eseguito perfettamente, non è indispensabile. Se il mio scopo è riuscire a muovermi meglio, avere meno dolore, migliorare la postura, anche se il movimento non è preciso in modo millimetrico, è assolutamente lo stesso, perché queste nuove connessioni le sto svegliando ugualmente. Ok, quindi mi basta, apro, ok, ho aperto tutto, non sono completamente inclinato, benissimo, ho aperto, via, piego ancora un pochino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi di là, soprattutto questi movimenti che magari sono un po' strani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, sciogliamo un attimo. Siamo a buon punto della nostra routine. Andiamo con l'ultimo esercizio. Nell'ultimo esercizio voglio metterci anche un po' più di componenti di forza, un po' più di componenti di resistenza assieme alla mobilità. Ok, quindi andrò a fare la stessa cosa che abbiamo fatto adesso, le ultime due sequenze che abbiamo fatto adesso, ma in posizione di plank sulle mani. Quindi, stessa posizione di prima, come prima idea, ma gambe diritte, ok? Come se stessi partendo per un piegamento sulle braccia. Sedere non troppo basso, sedere non troppo alto. Fermo così, piego la mia anca e da qui posso o mantenerla trentina di secondi oppure apro e chiudo. Dipende un po' da quanto sono allenato. Apro e chiudo va benissimo, mantengo va benissimo. Chiaramente è ben più impegnativo perché c'è una forte componente rilasso di attivazione muscolare, prima invece con l'appoggio delle ginocchia, i muscoli erano meno attivi. Ok, posizione di partenza, piego, posso mantenere così oppure apro ancora un po'. Bello solido sulle braccia. E stop. Rilassiamo. Io consiglio magari di partire con la sola flessione. Mantengo 20-30 secondi. E poi quando mi sento abbastanza sicuro procedo con l'apertura. Se mi sento abbastanza sicuro da subito procedo subito con l'apertura. Facciamo ancora un giro per lato. Ok, non troppo basso, non troppo alto, piego, apro, 1, 2, 3, 4, bello solido sulle braccia, 5, 6, 7, addome ben contratto, 8, 9, 10, cambio, piego, apro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, e la nostra routine la possiamo dichiarare conclusa. Naturalmente non è un allenamento di fatica, non è una serie di esercizi specifici per l'addome o per i muscoli lombari, non è quello che stiamo cercando, è una routine che io posso mettere all'inizio della mia giornata, alla fine della mia giornata, qualunque mi sembri comodo e ne scegliere il momento della giornata, io consiglio in ottica schiena di scegliere il momento della giornata in cui la schiena ci sembra più in forma, non dove ci sembra più dolente, perché è meglio fare gli esercizi con un basso grado di infiammazione. Lo posso per esempio utilizzare come riscaldamento di un altro tipo di allenamento. Insomma, una routine che consiglio di provare almeno
3-4 volte alla settimana, visto che breve non dovrebbe essere impegnativo, per vedere se, come dicevo all'inizio, si smuove qualche nuovo file, qualche nuova connessione che mi aiuta sul mal di schiena, più magari di più di quanto mi abbiano aiutato altre cose che magari sembravano essere più specifiche. Questo vale anche per la farmacologia, eh? Molte volte mi è capitato di sentire persone che, ah sì, da quando sono andato a camminare, da quando sono andato in palestra, mi è passato il mal di schiena, prima ho fatto le infiltrazioni, ozono e quant'altro, non è servito a molto, da quando ho cominciato a muovermi è andato in maniera diversa. Naturalmente non è tutto oro quello che luccica, ma il movimento è sicuramente, e l'esercizio è sicuramente un'arma che non dobbiamo dimenticare mai in caso di mal di schiena cronico, ed è fondamentalmente quello che serve di più in assoluto sul medio-lungo termine. Detto questo, grazie per l'attenzione. Se il video è sembrato interessante, un mi piace e l'iscrizione al canale mi fa sempre piacere. Date un'occhiata anche ai link nella descrizione del video se vi interessa approfondire l'argomento mal di schiena con le mie metodiche. C'è un videocorso che si può provare gratuitamente, si chiama Mal di schiena passo dopo passo. Grazie a questo tipo di videocorso ci sono una serie di test che possono dare una mano a capire quali sono gli esercizi, le strategie, i consigli più adatti al proprio caso. Ci sono sia quelli mirati, sia quelli generici, come abbiamo visto in questa routine. Grazie ancora dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.